Questo è Bob e adora giocare a Poppy Playtime. Che paura! Tu e la sua compagna di peluche sanno come entrare in scena. Che ne dici di un po' di patatine? Oh, cosa succede al joystick? Game over! Huggy Wuggy ha deciso di andare a trovare i ragazzi! Oh, dov'è? Io non lo so! Eccolo! Buon volo, amici! Benvenuti nella fabbrica di Poppy Playtime! Wow! Huggy Wuggy! La porta è chiusa! Come l'apriamo? Dobbiamo usare il codice giusto! Il primo tentativo non ha avuto successo! Ancora no! Non funziona niente! Cosa possono fare? Giusto, la videocassetta dovrebbe contenere l'indizio! Ma come si accende? Facile! Dove si collega? Sei seria, su? Bene, ottima idea, Bob! Grande, sei un genio! Mettila dentro! Ora Huggy Wuggy vi mostrerà un film interessante! Ecco, guardate! Oh, grazie, amico! Ciao! È fantastico quello che hai fatto con quella cosa! Bene! Voliamo di nuovo! Oh no! Siamo di nuovo in questa stanza! Accendi velocemente la videocassetta, dai! Bene, cosa c'è dentro? Ci chiediamo cosa stia facendo questo pazzo scienziato! Sta creando Huggy Wuggy! Oh, la bambola Poppy! Grande! Il professore ha mostrato come un treno può aprire una porta. E se... Cosa voleva dirci? Verde, blu, giallo e rosso. Bob, vieni? Alla fine l'ha capito. Il gioco è iniziato. Quali colori devo mescolare per ottenere il verde? Blu e giallo, blu e rosso, giallo e rosso. Scrivilo nei commenti. Dove vado adesso? Guarda, possiamo andare lì o lì. La cosa importante è non lasciare tracce. Sì, giusto. Oh no, Huggy Wuggy li ha trovati. Ciao. No, non toccarci. Ok, smettila! Fermati! Fermati! Ok, mi fermo! E adesso? Fermo! Wow! Che ne dici di un croissant? Ipotesi sbagliata! Un altro fallimento! L'atterraggio è stato duro. Tornerà? Me ne occuperò io. Ops, non ha funzionato. No, no, non farlo. Huggy non si arrende. Vuole un dolce. Gnam, gnam. Dovrebbe esserci una soluzione. Trovata. Ok. Facciamolo! Ehi, dove state andando? Squid Game? Grande! Più ti muovi silenziosamente, meglio è! Ehi, fermi!
Speriamo che la bambola non si accorga di nulla. Oh, meno uno. Non avrebbe dovuto grattarsi. Oh, è ora di correre. Cielo, dove sono? Ottimo, i ragazzi ce l'hanno fatta. E hanno anche trovato delle mani. Ma chi ha qualche problema? Oh, che carino. Il tuo aspetto pericoloso ha attirato la mia attenzione. L'ha fatto per scappare. Beccato. Con delle mani così, i ragazzi possono affrontare qualsiasi sfida. Oh, ecco le impronte delle mani. Grande! Ma cosa? Dai, Bob! Ah, è così difficile! Fallo, amico, fallo! Non funziona! Ecco cosa intendono quando dicono che qualcuno ha due mani sinistre. Oh, chi fa da sé fa per tre. Fatto! Era così difficile premere sulle mani. Wow, una videocassetta! Dobbiamo guardarla. La chiave! L'ho nascosta nella fabbrica. La chiave! Dobbiamo trovarla per sconfiggere Huggy Wuggy. È qui! Il mostro è tornato. Devono fare qualcosa. Ad esempio, travestirsi da supereroi. In questo modo non li riconoscerà. Avete visto questi due? Oh, non è una bella foto di su. Ecco, questa è molto meglio. No, non sono passati di qui. Oh, ok, continuerò a cercare. Oh, ha funzionato! Dobbiamo trovare la chiave. Oh. Non possiamo aprirla senza chiave. Dove si nasconde? Ciao, ecco Huggy. Ok, continua a cercare. Io lo distraggo. Bob, Bob! Oh, fermo. Giochiamo a sasso, carta e forbici? Facciamolo! Sasso, carta, forbici. Perché Bob sceglie carta come Huggy? Ah, sta cercando di guadagnare tempo. E mentre gioca, la sua amica è alla disperata ricerca della chiave. Ehi, su! Si sta rilassando un attimo. Ok, ok, la sto cercando. Ah, eccola qui! Grande! La partita è finita. Huggy ha perso. Sì! Gli amici sono riusciti ad aprire la porta. Wow! Questa è Poppy Playtime! La peggiore paura di Huggy! Sì, quella è Poppy! Oh no! Sta arrivando Huggy! Ah! Peccati! L'incubo è finalmente finito! Wow! Possono rilassarsi e fare uno spuntino! Hanno vinto! Solo un attimo. Ma cosa? Noi... Ehi! Che colpo di scena! I ragazzi non stavano giocando con Huggy. Lui stava giocando con loro. È una storia spaventosamente divertente. Ops, qualcosa non va. Un paio di colpi e tutto è a posto. Il gioco continua. 1, 2, 3. Ehi, ciao! Dimmi quante volte i ragazzi hanno perso la partita. 2, 3 o 4?
Scrivi la tua risposta qui sotto e ci rivedremo presto! Ciao! Grrr.